Bentornati nella mia stanza e oggi devo assolutamente fare un video quel che accade a perché ho tipo 3 mesi di arretrato e non voglio che diventino 4, quindi giugno, luglio, agosto, preferiti e non, ma partiamo subito con la prima categoria che in teoria è Lolita, ma non c'è perché ci sono 40 gradi all'ombra, quindi non vesto Lolita d'estate e questo ve l'avevo già detto in un altro video, quindi passiamo avanti, altrimenti vengono tipo 4 ore di video e non penso sia particolarmente esaltante né per voi né per me. Quindi, prima categoria, capi d'abbigliamento. Questo l'ho già preso un bel po' di tempo fa e sono un paio di pantaloncini blu navy a vita alta, così. In realtà sembra una gonna da vista così, però sono pantaloncini, ve lo posso assicurare. Ed è così, con questi bottoni molto carini. Dietro è semplice. Molto carini e questi li ho sfruttati davvero tanto quest'estate perché oltretutto sono molto eleganti e anche con un paio di tacchi vanno benissimo. Mentre la prossima, cioè che ci sono più oggetti per ogni categoria perché davvero 3 mesi sono troppi da lasciare fermi, è un'altra TT, questa con il logo di Skyrim ed è bellissima. Cioè non potevo non prenderla quando l'ho vista. Sono impazzita e quindi ho detto no, deve essere mia e quindi presa. Poi la prossima categoria, make-up, e qua ne ho un po' di cui parlare. Cominciamo subito con il correttore della Revlon. Questo l'ho preso qualche mese fa ormai, mi sembra giugno forse, e quindi l'ho usato abbastanza. Secondo me non va bene per l'estate e non va bene per la mia pelle, perché entra nelle pieghette in un modo assurdo, quindi io lo metto magari di pomeriggio, già dopo 2 ore ce l'ho tutto nelle pieghette e oltretutto assorbe moltissimo i colori, tipo gli ombretti, è ingestibile d'estate. Spero che di poterlo rivalutare in inverno quando farà più freddo, perché gliel'ho già detto, ci sono 40 gradi, quindi magari forse per quello che non è così... così un buon prodotto per ora. Un'altra pecca è l'odore. Ha questo odore assurdo, è proprio aspro a livelli assurdi e pungentissimo. Non so se sia questo che sia andato a male, ma non so. L'odore è proprio... Poi, un altro prodotto è la Cipria Wet n Wild. Questa è Coverall. Colore Fairlight. L'ho anche quasi finita, si vede che qua c'è già il solco fantastico. La cipria è carina, mi piace, niente da ridire sulla cipria. Questo coso, il gommino che danno in dotazione, prendetelo e buttatelo via subito, perché tanto è giusto, è inutile e puzza come non so che cosa, cioè sembra che stiate odorando dell'asfalto appena messo. È proprio... è una cosa allucinante l'odore. Per il resto ok, perché tanto costa 4 euro forse questa cipria. Poi, sempre della Wet n Wild, ho comprato questo rossetto che è di un color borgogna, abbastanza scuro quindi. E questo lo devo ancora testare, però volevo rendervi partecipi dei miei acquisti. Questo è il colore Cherry Bomb. E mi ispira molto, tutti i colori scuri a me ispirano molto, quindi lo proverò, poi vi farò sapere. Molto carino. E l'ultimo del make-up è questa tinta per labbra della Rimmel, quella rossa, perché tanto c'è solo una rossa. E questa ve ne farò una recensione a parte perché è bellissima, vi farò vedere come agisce, e dura a lungo e non lascia il colore sulle labbra una volta tolta. È difficile da togliere come tutte le tinte, però non lascia il colore, quindi fantastica. Prossima categoria sono gli accessori. Ho comprato un po' di pennellini della Essence, un po' di cose, in realtà sono tutti della Essence, quindi cominciamo con questo, che non ricordo assolutamente la linea, era quella precedente, se non sbaglio quella navy, ed è così, a doppia punta, se lo metto sul bianco non si vede niente. Questa è piatta, mentre questa è a penna, non si vede un tubo, ok? È a penna ed è di un carinissimo colore lilla, mentre
Il pennello in sé è rosino e non so quanto si possa vedere, però è rosa, ve lo giuro, è rosa. Gli altri due invece sono, non so se della collezione permanente, comunque sono questi che hanno questo disegno qua. Così, questo è quello piatto, rosa, mentre questo è quello da polveri, da cipria, ed è lilla, anche questo ha il disegnino qua. Forza, metti a fuoco, ed è lilla. Poi, sempre se non sbaglio, di quella linea ho comprato le ciglia finte e queste sono quelle, riflesso, quelle metal, praticamente le finali, e sono un sacco carine, le ho già utilizzate una volta e sono veramente naturalissime e sono troppo belle. Se le trovate prendetele perché ne valgono la pena. La prossima categoria sono i videogiochi e uno è The Wolf Among Us, e in teoria dovrebbe essere quello da cui è stato ispirato Once Upon a Time. È fantastico, se lo trovate giocateci perché è davvero meraviglioso, è molto intrigante, è un punto e clicca, però è un po' è investigativo, quindi non so, a me ha preso moltissimo e poi è bellissimo come disegnato, molto particolare, quindi ve lo consiglio. Il secondo è un gioco per il telefono e si chiama Atomas, è praticamente un puzzle, ok, riflesso. Praticamente dovete mettere le palline nei buchi e tentare di fare delle coppie che poi andranno a scoppiarsi, un puzzle praticamente, come può essere Candy Crush, eccetera. La prossima categoria sono le serie TV. Queste ormai le ho già viste da un bel po' di tempo, quindi non so neanche se ricorderò esattamente di cosa parlino, ma sì, dai. Beh, una è Daredevil, quindi non è che ci sia molto da ricordare, chi non conosce Daredevil, ed è l'ultima uscita, se non sbaglio, è uscita quest'estate, forse a marzo, se non sbaglio. Comunque, è uscita di recente, è già conclusa, è fantastica. Lui interpreta perfettamente il ruolo di Daredevil. Davvero ve la consiglio, se la beccate da qualche parte, guardatela. L'altra invece si chiama Another Period, è praticamente una commedia, è basata alla fine, se non sbaglio, all'inizio dell'Ottocento, non ricordo adesso, e praticamente assomiglia un po' a How I Met Your Mother, quindi non so, è molto comica, però è stupidissima, cioè è una sitcom, fa molto ridere, quindi è vagamente volgarotta, però non tantissimo, quindi carina, consigliata, se magari riuscite a trovare anche questa, guardatela. La prossima categoria, probabilmente come sempre, sta passando in sottofondo ed è la canzone di questo periodo è Big Heist di Lana Del Rey, tratta dall'omonimo film Big Heist di Tim Burton. È un sacco carina, mi ha preso moltissimo sin dalla prima volta che l'ho sentita, così come il film, dopo tutto, mi sono piaciuti molto entrambi. Non so, Lana non mi piace sempre, infatti mi piace solo in determinate occasioni, così come le canzoni di Big Eyes e così come quella che aveva fatto per Maleficent, se non sbaglio, che era Once Upon a Time. Molto carina, davvero. Prossima categoria sono gli anime. È l'anime di questo periodo che ho visto ormai tipo 3 mesi fa a questo punto, perché l'ho visto un sacco di tempo fa, è 5 centimetri al secondo. Non mi ha colpito tantissimo, cioè, non so, mi aspettavo di più. Invece è molto lento, non, e poi alla fine non mi aspettavo, cioè, non mi ha preso, mi spiace, però se c'è qualche fan di 5 centimetri al secondo non mi ha preso, quindi se voi avete intenzione di guardarlo così giusto per sfizio, però a me non è piaciuto particolarmente, quindi infatti non penso lo riguarderò. La prossima categoria sono i manga. Questo ovviamente non è uscito in questo periodo perché c'è già da un sacco di tempo, se non sbaglio il primo volume è uscito nel 2009, quindi tanti anni fa, però si è concluso in questo periodo e sto parlando di Claymore.
Claymore è un fumetto a cui sono molto affezionata. È uno dei primi che ho comprato, se non sbaglio. Sì, comunque, più o meno siamo lì, è uno dei primi. E non so, era fantastico, cioè è fantastico. E mi sono molto affezionata alla protagonista, a Claire, e alla coprotagonista, in un certo senso, ovvero Teresa. Sono dei personaggi davvero fantastici e nonostante sia finito, sono contenta perché comunque mi è piaciuto come finale, mi è piaciuto moltissimo, quindi sono davvero contenta, anche se un po' mi dispiacerà non doverlo aspettare ogni tipo 3 mesi, se non sbaglio, comunque uscirà quando vuole. Quindi Claymore, se non lo conoscete, guardatelo, cercate le scan, andate in fumetteria e compratelo, perché veramente è fantastico e ve lo consiglio sempre, ve lo consiglierò sempre. La prossima categoria sono i libri e questo mese ho letto Carmilla. Se non sbaglio dovrebbe essere il racconto di vampiro, del primo vampiro praticamente, quello a cui si è ispirato Dracula. Questo è di Le Fanu. È davvero, è corto, perché se non sbaglio sono centinaio di pagine, forse neanche. Questo tanto qua, questo, si vede? Quindi non sono moltissime pagine, però è molto avvincente come racconto. Quindi se potete, se trovate questo libro, perché io non lo trovo mai, non l'ho mai visto nelle librerie, infatti l'ho dovuto comprare dal sito direttamente, prendetelo, perché oltre a quello anche gli altri racconti sono molto carini. Ovviamente sono tutti racconti di vampiri e fantasmi, quindi più o meno dell'orrore circa, però sono davvero molto carini tutti quanti, quindi consigliatissimo. La prossima categoria sono i film. Questo mese ne ho visto ovviamente 2, però quelli che mi hanno colpito, diciamo, di più sono stati 2 in particolare. Uno è Big Eyes, di cui vi ho parlato prima, quindi Tim Burton, grandissimo, tratto da una storia vera oltretutto. Guardatelo se potete, se non l'avete già fatto ovviamente, perché ormai è uscito a febbraio. Davvero molto bello, molto coinvolgente, molto carino. E l'altro invece è un film d'animazione, Inside Out, e l'ho guardato in inglese. Anche quello è carino, non tanto quanto altri della Disney, perché se non sbaglio della Disney o della Pixar, oddio, vuoto, non ricordo. Comunque non è fantastico tanto quanto altri, però almeno una volta magari merita di essere visto, giusto per guardarlo, per dire ok, l'ho visto, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, e basta, ciccia. La prossima categoria sono la decorazione. Stranamente di questo ne ho solo uno di categoria, ed è questo, è il bruciatore di essenze della Yankee Candle. Questo è quello ufficiale, infatti c'è scritto anche sotto Yankee Candle, e c'è anche la candela che stava bruciando, fortunatamente si è rassodata prima, solidificata, ecco, prima che io la prendessi. È fatto così, è un sacco carino, ha forma di fiore, non so, mi ricorda molto un tulipano con questa forma ondeggiante, e poi qui sotto si mette l'altra candelina per far bruciare quello che mettete dentro. È un sacco carina, questa l'ho trovata a Cagliari da Coin e l'ho pagata a 9,99 euro, se non sbaglio, davvero molto carina. Infatti poi quando sono andata ho fatto l'incetta di Yankee Candle, non ve lo dico perché ci stavo per spendere non so quanto, infatti ero con una mia amica e ho detto ok, no, basta, andiamo, quindi lasciamo perdere. La prossima categoria è il canale, ovviamente, è quella di questo mese, perché dico sempre questo mese quando sono 3, di questo periodo, è Molly Metafora, è una ragazza sempre Lolita, russa. E quello, il video che mi ha colpito di più è il suo musical, che mi ha fatto divertire tantissimo, è fantastico. Se passate dal suo canale guardatelo, perché davvero fa troppo ridere, è bellissimo. Non so, cioè, anche se non è molto attiva,
Però quello mi è piaciuto moltissimo, infatti occasionalmente me lo riguardo così giusto per ridere, per farmi compagnia. Quindi un sacco carina, se potete iscrivetevi, anche se no, io non conosco il russo, sono iscritta perché è davvero una brava ragazza e oltretutto parla anche inglese, quindi molti video suoi sono in inglese. L'ultima categoria è quella bonus e sono andata, come ho annunciato prima, da Coin, quindi ho comprato un bel po' di tartine della Yankee Candle. Ne ho prese 5. Solo perché alcune erano molto simili tra di loro, quindi non ho voluto comprarne troppo simili perché tanto poi non ha senso. La prima, ok, volano le tartine. La prima è Soft Blanket e questa, se non sbaglio, è una di quelle che sanno di pulito. E se non questa, forse l'altra, adesso non ricordo quale, ne parla moltissimo Lolla, Miss Strawberry Fields, ed è davvero buona. Sa davvero di pulito, cioè è fantastico. Non so come facciano quelli delle Yankee, che producono le Yankee Candle a fare delle candele così che oltretutto persistono, cioè sono buonissime. Comunque basta, basta parlare. Comunque, Soft Blanket è davvero buona. Non le ho ancora usate perché alcune ritengo che siano invernali, quindi ancora in estate non le voglio usare. Poi la prossima è Cappuccino Truffle, è marrone. Sa di cioccolato in una maniera assurda, sa di dolcetto. No, cioè, voi non ve lo immaginate, è come entrare in una pasticceria e sentire proprio l'odore di cioccolato che vi invade. È fantastica, non vedo l'ora di accenderla. Io e gli odori di dolcetti e queste cose andiamo perfettamente d'accordo. Poi, a proposito di dolcetti, non potevo lasciare lì Vanilla Cupcake. Questo l'avevo già comprato una volta e mi era piaciuto un sacco, quindi l'ho ricomprato. Anche questo, dolcetti, cioè dolcetti ovunque. Se non li faccio e non li mangio, li devo per forza avere a portata di mano da annusare o da bruciare in camera. La prossima è questa, Midsummer's Night, è quella nera, nera o blu, non so, questa comunque. Anche questa ha un odore di... Questa sa molto di estate e si sente. Non so, mi ricorda un po' l'incenso, però non so descrivere gli odori. Mannaggia, se potessi ve la farei odorare a voi, però no, non posso purtroppo. Se potete andate e annusate tutte queste Yankee Candle, perché io sono stata lì tipo almeno un quarto d'ora, 20 minuti a odorarmi tutte queste candele fantastiche. La mia amica a momenti mi lanciava, però dovevo averle. E l'ultima è questa, Mango Peach Salsa. È fantastica, cioè, solo adorarla ha odore di frutta, ha odore di frutta fresca, ha odore di pesca, di... Il mango non lo sento tanto, però la pesca si sente moltissimo e non vedo l'ora anche questa di accenderla, perché è davvero... È fantastica, mannaggia che non mi posso far sentire gli odori. Comunque, ho finito. Ragazzi, ho finito. Adesso devo solo montare il video e sperare che tipo non sia venuto fuori un mezz'ora buono di parlata. Quindi vi giuro che taglierò tutto quello che si può tagliare. Noi ci vediamo al prossimo video e spero che ciò accada abbastanza presto, perché non voglio passare altri 3 mesi senza vedervi. Oddio, senza vedervi, senza che mi vediate, perché io fondamentalmente non vi vedo. Però dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!